Ciao a tutti da streamard.com, quest'oggi andiamo a fare un video unboxing della nuova Asus GeForce RTX 2080 Ti in versione Strix. Come possiamo vedere dall'immagine frontale della confezione, abbiamo un'immagine del prodotto, alcune tecnologie supportate dal prodotto stesso, come la tecnologia Aura Sync per quanto riguarda i LED RGB. Alcune tecnologie di Nvidia, come ad esempio Ray Tracing e Ansel, Ray Tracing introdotto nelle nuove RTX, quindi è una feature esclusiva di questa nuova serie, mentre i GTX non sono dotati di questa funzionalità. Nella parte posteriore della confezione, invece, che cosa troviamo? Troviamo le solite didascalie che caratterizzano le confezioni di Asus. Che spiegano alcune tecnologie come la tecnologia Max Contact, quindi la parte inferiore del dissipatore specchiata per offrire un massimo contatto tra GPU e dissipatore stesso. Altre tecnologie che spiegheremo meglio nella recensione scritta. Vengono elencate le specifiche tecniche e le uscite video. Questa scheda video a disposizione anche una USB Type-C per quanto riguarda il collegamento con i visori VR. Inoltre vengono specificati anche i 3 anni di garanzia che caratterizzano i prodotti Asus. Andiamo adesso a vedere meglio che cosa comprende la confezione e la scheda video stessa. Per quanto riguarda il bundle, in confezione troviamo solamente un manuale di installazione rapida, un CD driver e delle fascette in velcro. Diciamo un contenuto abbastanza povero considerando il prezzo di questo prodotto. Adesso andiamo invece a vedere nel dettaglio il prodotto, però partiamo prima di tutto da alcune caratteristiche principali che caratterizzano questa RTX 2080 Ti marca da Asus, tra cui l'architettura Turing, la nuova architettura di Nvidia, che sostituisce quella precedente che abbiamo visto per le serie GTX 1000. E questa nuova architettura introduce alcune tecnologie come ad esempio il ray tracing, l'intelligenza artificiale nelle GPU, utile soprattutto nei giochi. Poi abbiamo in particolare, per quanto riguarda la scheda marchiata Asus, abbiamo la tecnologia Axial Tech per quanto riguarda le ventole, infatti sono dotate di un design particolare che riduce quindi le turbolenze e di conseguenza il rumore, aumenta l'efficienza del raffreddamento del dissipatore. È dotata inoltre di tecnologia semi-fanless, quindi a riposo in idle le ventole saranno ferme. Inoltre questo nuovo prodotto di Asus, ma anche tutta la serie RTX, è prodotta con il processo Auto Extreme, quindi le componenti sul PCB non sono più assemblate da persone fisiche ma da macchinari, aumentando quindi la precisione e la qualità del prodotto stesso. Un'altra tecnologia molto importante che caratterizza questo prodotto, come abbiamo detto nella fase di unboxing della scatola, è la tecnologia Max Contact, che assicura una massima performance del dissipatore in quanto il contatto tra i die della GPU e la parte inferiore del dissipatore è pressoché perfetta. Per quanto riguarda inoltre questa scheda, abbiamo delle dimensioni molto generose, infatti abbiamo una lunghezza di circa 30,5 cm, un'altezza di circa 13 cm e una diciamo profondità di circa 5,4 cm, quindi questa lunghezza qui. E occupa infatti 2,7 slot, quindi quasi 3 slot completi, quindi dobbiamo prestare molta attenzione per quanto riguarda la compatibilità tra questo prodotto e il nostro case. Di certo non è indicata per case di piccole dimensioni. Inoltre abbiamo una TDP di circa 260 watt, quindi è una scheda molto energivora, quindi richiede un alimentatore abbastanza adeguato, suggerisco un alimentatore comunque su 600 watt per una singola scheda, ma proprio come diciamo potenza minima. Inoltre questa scheda, essendo la top di gamma di Nvidia per quanto riguarda la nuova generazione, ha a sua disposizione ben 4352 CUDA cores, a una frequenza massima in boost clock di 1665 MHz. Per quanto riguarda invece le memorie, abbiamo 11 GB GDDR6,
per quanto riguarda le memorie, quindi operanti a 14.000 MHz effettivi e con un bus di 352 bit, quindi una banda passante davvero generosa sui 600 GB al secondo. Per quanto riguarda quindi le specifiche tecniche, possiamo dire che è tutto e andiamo a vedere nel dettaglio il prodotto. Abbiamo già fatto vedere le tre ventole, abbiamo spiegato la nuova tecnologia che caratterizza queste ventole. Notiamo inoltre che la cover è in plastica, anche se di buona qualità, ma avremmo preferito una cover in metallo. E al di sotto di questa cover, in questi fori, si possono intravedere dei piccoli, diciamo, LED che si illumineranno quando la scheda sarà in funzione. Sono dei LED RGB, quindi possiamo cambiare la colorazione in base alle nostre preferenze attraverso il software dedicato. Per quanto riguarda invece la parte superiore, cosa troviamo? Troviamo allora questa parte in plastica con il logo GeForce RTX, il logo Strix e il logo ROG, Republic for Gamers. Inoltre abbiamo il connettore proprietario di Nvidia per connettere più schede in parallelo. Questa è la nuova interfaccia che assicura una maggiore banda passante. Infatti diciamo che sostituisce il vecchio SLI. E per quanto riguarda sempre la parte superiore, abbiamo due connettori 8 pin per quanto riguarda l'alimentazione, in quanto 260 watt comunque TDP base standard a frequenze stock sono un requisito abbastanza importante, quindi abbiamo bisogno di un settore di alimentazione ben predisposto. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, è caratterizzata da un bellissimo backplate in alluminio, come ci ha abituato Asus da alcuni anni a questa parte, caratterizzato dal logo ROG che si illuminerà in base al colore scelto nel software dedicato, in quanto al di sotto è presente un LED RGB. Abbiamo in alto a sinistra i punti di misurazione del voltaggio. Inoltre possiamo vedere che sulle quattro viti posteriori che ancorano, diciamo, il dissipatore alla scheda è presente un bollino di garanzia, quindi non possiamo sostituire pasta termica o cambiare il dissipatore senza perdere la garanzia. Al di sotto invece troviamo il classico PCI Express 3.0. Nella parte posteriore troviamo invece un connettore il connettore delle ventole, un altro connettore per connettere un'altra ventola o un altro accessorio di Asus, ma lo vedremo meglio nella recensione scritta. Mentre per quanto riguarda le uscite video, abbiamo a disposizione due DisplayPort, due HDMI e una USB Type-C, utile per collegare visori in realtà virtuale. Possiamo dire che per questa video unboxing è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta presente sul nostro sito web estremohardware.com e dallo staff di Estremohardware un saluto e al prossimo video.